Una vicenda che non abbiamo ancora toccato, quella che vede protagonista purtroppo un ennesimo femminicidio efferato contro una persona che portava in grembo un figlio, un omicidio duplice e un accanimento contro il cadavere di questa giovane donna inenarrabile, una violenza inaudita, quella di cui si è macchiato il padre di quel figlio che doveva nascere tra un paio di mesi. Lacrime e incredulità stanno accompagnando questa storia da quando se ne stanno delineando i contorni, proprio per la cattiveria messa in campo, la mancanza di una coscienza verso la donna e verso il proprio figlio. Questa è una vicenda al di là dell'umana comprensione, da condannare senza il minimo dubbio, ma non va nascosta dal silenzio, come non devono urlare nel silenzio le storie di violenza che vivono chiuse tra le mura di casa, qualche volta a fianco a noi. Questa ha avuto un epilogo eclatante che echeggerà per molto tempo, ma molte altre rimangono sommerse, sconosciute, fatte di violenza fisica, ma molto spesso anche di violenza verbale, psicologica, di violenza economica, di offese ripetute che soggiogano la vittima, di soldi elemosinati che fanno dipendere da chi è in mano il portafoglio. Non è facile per chi è vittima alzare la testa. Ma se si riconosce di aver bisogno di aiuto per affrancarsi da chi predica amore mettendo in atto azioni che con l'amore nulla hanno a che fare, c'è un numero adatto a cui rivolgersi, 1522. Se ti senti vittima di violenza, chiama. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.